quindi ci aspettiamo di capire con piante dosi qual è la gerarchia, chi decide cosa, per esempio. Però al netto di questo io voglio tornare sul punto. Prima Paita e poi vengo da Silvestri. Con i decreti voluti da Conte e Salvini c'è stato un cambiamento di atteggiamento culturale nei confronti Sono stati ricambiati dei migranti. Però, gli manca un aggiornamento. No, guarda, non mi manca nulla, no, perché sì, la direttiva tra l'altro era il Conte 2, quindi l'abbiamo risollevato, l'abbiamo rimessi a posto nel Conte 2. Non è stata modificata. Quindi non sono state tutto, cambiate. E comunque la gravità sono state cambiate. Che sono stati commessi sono, diciamo così, incredibili. Ora capisco, diciamo, ma possibile che ogni cosa Silvestri, voi avete il tarlo di Conte voglia, comunque cioè voi voglia, cioè avete diciamo, il tarlo di Conte, qui si sta discutendo di una questione col ministro Piantedosi, con Salvini, con fammi 40 morti, cosa vai adesso lei cita Conte, cioè, ma c'avete il tarlo di Conte, spiego. Che problema Silvestri, c'avete? Purtroppo questo paese un tarlo di Conte ce l'ha, perché quando ma secondo me c'è il tarlo di Renzi, non di Conte. Decreti sicurezza con l'immagine, diciamo, sì, tutta soddisfatta di avere, diciamo, in qualche modo sono introdotto stati cambiati nel Conte 2 gli elementi che sono stati molto negativi nel corso del tempo. Purtroppo, diciamo, lo so, è una croce che dovete in qualche modo portare addosso, perché non potete cambiare nei confronti no, guardi, del paese. Lei si scorda che sono stati cambiati dal Conte 2. Allora, che questa è chiara la posizione della senatrice Paita, tutti noi, devo dire, ci ricordiamo i cartelli, i decreti di sicurezza. Quello che ma dice la voglio c'è sentire anche Silvestri. C'è un articolo. Allora, intanto eccoli qua, la foto, intanto, prontamente la regia ma ce la restituisce. Io politicamente Conte su questo ha già fatto un passaggio prima del voto e ha fatto un passaggio di campagna elettorale dove assolutamente si è preso tutta la responsabilità di questo. Perché sennò poi esistessero politici che si prendono la responsabilità degli errori facendo un chiaro riferimento proprio a Renzi. Poi tutta questa umanità non esce fuori invece quando si parla di diritti arabi, primavera araba, dove il loro leader va lì con anche retribuzioni da parte delle fondazioni. Cioè tutta questa parte etica sui diritti umani incredibilmente viene meno in quel passaggio, ma va benissimo, la registriamo. Oggi c'è un articolo e chiudo, c'è un articolo molto aspetti, buono. Aspetti, no, senatrice Paita, siccome dobbiamo parlare uno per volta. Un articolo che lo spiega molto bene su Repubblica, dove parla dei passaggi chiave del regolamento sui soccorsi in mare e dice si tratta, lo dico a beneficio di chi è a casa, si tratta di un documento redatto dal 2020 dalla Capitaneria di Porto Guardia Costiera, entrato in vigore nel 2021. Dove dice chiaramente che le operazioni di salvataggio devono scattare alla minima segnalazione, cioè quando si presume che sussista una reale situazione di pericolo per le persone. Questo è un qualcosa che venendo dall'esperienza del Conte 1 abbiamo corretto ovviamente nel Conte 2. Politicamente ci siamo presi la responsabilità. Quindi, ora se qualcuno ha il tarlo di parlare nella vita solo di Conte è un problema, quindi assolutamente Massimo suo. Che volevi credo aggiungere che la situazione sia una. Sentivo Massimo e prova ad inserirsi, arrivo Alessio. Al governo Conte, che diciamo è stata imputata prima la colpa di aver chiuso troppo, dalla procura di Bergamo invece la colpa è di aver chiuso troppo poco, sto semplificando ma ci capiamo. No, ma è così perché ha subito denunce per tutti e due motivi, sia perché aveva chiuso e quindi gli chiedevano un risarcimento di 100 euro al giorno per giorno chiuso. E poi ovviamente adesso questa parte, la realtà è che non c'era un protocollo, lì eravamo a mani nude combattendo contro un qualcosa che non c'era. Io credo, quando parlo con le persone anche di questa inchiesta, fortunatamente hanno memoria di quella situazione, sanno perfettamente che eravamo il primo paese colpito e c'è un ricordo di quei momenti che è assolutamente di impegno totale, senso delle istituzioni e io personalmente credo che Conte questo lo abbia rappresentato. Giusto che ci sia qualsiasi tipo di procedimento per accertare se tutto è stato fatto regolarmente, questo nessun certo problema. Strana la vita. Pensi che io sono stata indagata in passato su un reato molto simile di mancata allerta e i grillini mi avevano crocifissa. Prima ancora, diciamo, il giorno in cui ho ricevuto l'avviso di garanzia, hanno avuto nei miei confronti parole gravi, disumane, oserei dire. Noi invece siamo diversi, noi del Terzo Polo siamo garantisti, il nostro faro è la Costituzione e ognuno di noi è
un presunto innocente, sino a quando non c'è stata una sentenza passata in giudicato, come nel mio caso, che mi ha assolta completamente. Vede la differenza? Perché invece i grillini, quando si è trattato di discutere di imputazioni, anche soltanto di avvisi di garanzie di altri esponenti, per esempio del Terzo Polo, hanno utilizzato toni, argomenti tutt'altro che garantisti. Noi in questa vicenda, come in tutte le altre vicende, siamo garantisti. Ci interesserebbe invece sapere di più e meglio che cosa è avvenuto in quella fase, per esempio per l'acquisto dei respiratori che non funzionavano, delle mascherine. E adesso nel dettaglio non possiamo entrare, però la posizione della Vaida mi sembra chiara. Noi siamo la figura di Renzi in questa situazione si riassume. Collega lì presente in studio non si opponga ancora alla realizzazione alla commissione d'inchiesta. Ok, no, scusatemi, ho finito il tempo. Ma veramente non ci siamo mai opposti. Ma guardi, ho finito il tempo. Grazie all'onorevole Silvestri, grazie alla senatrice Paita. Solo una chiusa. Grazie a lei, sulla questione delle riaperture, io ricordo a memoria storica proprio di Italia Viva Renzi che viene in Parlamento e dice: se i morti di Bergamo potessero parlare, chiederebbero di riaprire. Cioè, questa era la posizione di Renzi. Quello era il tempo. Vi saluto. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.